Eccoci insieme con Enzo Tambora 085019998, il numero per Non abbiamo intervenire in ancora chiesto al nostro diretta. pubblico cosa pensano di quella Di chiacchierata quella che Antonelli mangia, è mangia, vero, è vero, è vero, è vero. come la Magari, interpretano? È un giochino, eh? sì, magari la rivediamo. Ripeto, Enzo, vogliamo il sì. Bari dice, Antonelli, dice a Mangia, ricordati che abbiamo fatto una grande partita. Qui c'è Indicando proprio. l'uno. Questo è il momento, insomma. Vabbè, abbiamo comunque la versione ufficiale del Bari, poi ovviamente possiamo divertirci su quello Le che è fasce stato sono, detto. la faccia di immagine è un po' particolare, Sì, diciamo. è vero, quello che forse inganna un po'. Sentiamo il nostro ascoltatore, pronto? Buongiorno, saluto te Ciao l'ospite. Ciao, Francesco. ciao, ciao. Signori, io quello che vedo ovviamente da profano è che però le scelte che sono state fatte dall'allenatore per quest'anno, anche se ricordo a me stesso ad alta voce, è che ovviamente siamo alle prime partite, quindi tutto potrebbe cambiare, l'anno scorso ci insegna ciò. Sì. Però la difesa, io già sono intervenuto stamattina, la difesa vedo che i due centrali vengono avvicendati spesso e volentieri nelle varie gare e quindi non ha ancora trovato la quadra. I due terzini non fanno bene la fase difensiva, infatti sulle fasce, specialmente Calderone, abbiamo preso i contropiedi ieri e quindi non torna indietro. A centrocampo sta rivedendo gli uomini, tant'è vero che chi aveva escluso inizialmente sono quelli invece che ha rimesso dentro e stanno dando l'affidabilità. Avanti, per completare, siamo assolutamente sterili. Presi un gol non riusciamo più né a recuperare, ma partendo dallo 0-0 non riusciamo a avere un attacco che sia incisivo. Così come stanno le cose, non è una squadra che può ambire ad andare né direttamente in Serie A né quantomeno in playoff. Ma Beh, soprattutto, completo, sì. scusatemi, Sì, lo dice la classifica che al momento non sì, sarebbe da poi playoff, sì, infatti. ovviamente quello poi è inequivocabile il giudizio dei numeri. Ma soprattutto, dicevo, quando lui, l'allenatore, mi riferisco, dice che non avevamo bisogno della punta Ariete e che noi dobbiamo fare un gioco diverso rispetto a quello dell'Ariete. Però i cross, le punizioni, li fanno tutti in area alti. Quindi chi la deve prendere sta palla se abbiamo i nani lì davanti? Quindi dei due l'una, o è sbagliato quello che lui comunica ai suoi giocatori, oppure non è come la racconta, insomma. Francesco, Grazie. grazie per il tuo intervento. Beh, lo abbiamo comunque ripetuto tanto, c'è tanto da migliorare sul piano del gioco. Ieri comunque ha recuperato, non è che non ha recuperato la partita, era Sì, sì, sì. 1-0, Per 1-1. quanto riguarda, sì, per Però andando i dati, i numeri dicono che al in momento il questo Bari momento non è una squadra non è da playoff, è un playoff. campionato, io continuo a dire, molto mediocre, perché è un Sì, campionato è molto molto mediocre, è vero. scadentissimo. Andando per settori, Enzo ha fatto riferimento alla difesa, vero è che stanno cambiando gli interpreti, però non cambiano i risultati perché Beh, si continuano a fare errori. questo Perché evidenzia una difficoltà, perché nel ieri momento in cui cambi in ha giocato anche continuazione, Contini con Camporese, però anche in questo caso gli nel errori momento non in cui sono cambi in mancati. continuazione, come dire, gli interpreti, evidentemente non hai ancora trovato la quadratura del cerchio, è evidente, Sì, insomma. sì, sì, sì. Enzo, ti ha sorpreso la scelta Volski nel ruolo di mezzala Moltissimo, con Defendi poi lì nel terzetto offensivo? moltissimo, moltissimo, moltissimo. Non l'ho capita, devo dirti la verità. Sarà che, ripeto, io umilmente mi rifaccio alle decisioni di un allenatore che di sicuro fa questo di mestiere. Io non sono un allenatore di mestiere, posso soltanto in qualche modo commentare e dire quello che è accaduto. Però, francamente, non me l'aspettavo, anche perché non mi aspettavo Defendi nel ruolo di Di esterno laterale, di d'attacco, esterno sì. d'attacco, francamente, anche Sì, se l'ha no, anche fatto a perché Bari, poi per nel carità. 4-3 la forza del Bari sono proprio le mezziali, no? Showdone e Defendi, dunque almeno quel reparto in teoria non Devo dovrebbe dirti, essere ora, a prescindere toccato, no? da tutto, il tempo probabilmente dirà, però Volski mi ricorda Beltrame, cioè quel classico talentino che però sembra ancora appartenere al campionato primavera e non Sì. alla prima squadra. Mi sembra un po' leggero, un po' Sì, bravo evanescente, un tecnicamente, po'. però non Non entra riesco in neanche a partita. collocarlo, non l'ho mai visto praticamente in campo. Ieri non l'ho visto No, in no, no, campo. è Ho vero, è fatto vero. fatica a vederlo Ieri in campo, ha fatto davvero fatica a obiettivamente. trovare sì, proprio la Non posizione, l'ho visto, si è cioè è visto stato pochissimo. completamente. Boh, non lo so, io credo che uno come Volski sia giusto che faccia tanta panchina, perché che entri quando ne ha l'occasione. Insomma, se questa squadra costruita per vincere il campionato, come dire, propone un Primavera della Fiorentina titolare, non abbiamo fatto il salto. Cioè, io mi aspetterei Stevanovic, Sì. io mi aspetterei Stojan. Da Volski non mi aspetto nulla, devo dirti la No, verità. soprattutto Enzo, Lo vedo come una io riserva da mandare in resto campo quando perplesso in quella capita, però posizione perché io difendi Ciodone, poi ho Donati Romizzi, non li toccherei mai lì dal.
dal centro. Vabbè, abbiamo intanto un'altra telefonata, pronto? Ciao Cristian, sono Francesco. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Beh, secondo voi è normale schierare titolare un difensore come Camporese che ha soltanto 60 minuti nelle gambe e bruciarsi sistematicamente un cambio in difesa, tenendo conto che Donati, anche lui ha soltanto 70 minuti nelle gambe e quindi è un cambio fisso. Però Donati è fondamentale secondo me in questa squadra, a differenza di Camporese che non si sta dimostrando affidabile. Ciao, grazie. Grazie per il tuo intervento Francesco. Beh, però è anche vero che poi lo stesso Rossini, quando è stato schierato titolare, o lo stesso Ligi, hanno comunque commesso delle incertezze. Gli assenti, ricordo, hanno sempre ragione. Però ragione, è quindi anche vero che in questo momento anche il Bari a livello fisico, Enzo, non sta proprio al massimo della condizione. Francesco poi ha sottolineato l'importanza di Massimo Donati, però Enzo, vogliamo ribadire anche qui. Io ripeto, con tutto questo cumulo di problemi, il Bari è tutto sommato lì, non è molto lontano dalla zona che conta, e devo dire che questo paradossalmente mi fa ben sperare. Cioè, se una squadra con tutti i problemi del Bari è lì, in questo momento, che vuol dire essere più o meno a metà classifica, insomma, non molto lontano dalle sì, prime, sì, vuol dire che insomma non potrà che... È destinato a crescere. Poi se non dovesse crescere, vorrei dire che sarà stato un flop. Un'altra telefonata, pronto? Un cordiale saluto ad entrambi, sono Antonio da Modugno. Ciao Antonio. Ciao Antonio, ciao. Allora, la difesa non ci siamo, qualche altro amico ha detto la stessa cosa, i centrali sono quelli che sono. Manca un'altra cosa, importantissima secondo me, a qualcuno serve una trasfusione, gli è pecu sangue. È poco ciò il sangue, vabbè. Ciò che avevamo l'anno scorso, quello manca. Una trasfusione e poi potremo anche pazientare anche con Mangia, però grazie. La trasfusione la dobbiamo fare. Va grazie, bene. Grazie, volevo dire più grinta il nostro ascoltatore. Quella ci sta, che sì, sì, più sì, grinta sì. Ci sta, però già ieri l'encefalogramma non è stato piatto, a Vicenza obiettivamente mi ero spaventato nel vedere una squadra non reagire e accettare la sconfitta. Sì, sì, è vero, vero. Ieri se non altro, il secondo tempo è stato positivo, è stato decisamente positivo. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Abbiamo perso l'ascoltatore. Benzo, intanto una parentesi anche per quel che riguarda la pallavolo, perché qua ci sono anche la nazionale azzurra. Saranno le azzurre già, Bari. Sì, eh? Sì. E domani credo che giochino con l'Azerbaigian alle 20. C'è il debutto, quindi. Possiamo portare due persone, una coppia, uno per due. Quindi come facciamo? Decidi tu, cosa vuoi fare? Vuoi rispondere dopo alle telefonate oppure magari, lo facciamo in diretta? Sì, sì, magari. È un grande evento, l'Italia che giocherà quattro partite. L'Italia Bari è da non perdere. Vabbè, magari proviamo, se c'è qualche ascoltatore che comunque è interessato anche a seguire la nazionale azzurra, magari li regaliamo subito. 080, uno per due, dai. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Non so se abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto? Pronto, ciao Enzo, ciao Cristian, ciao. Un abbraccio fortissimo. Ciao. Dopo tanti mesi sono riuscito finalmente ad intervenire. Sì. Sono arrabbiatissimo, qui ci deve cambiare qualcosa, perché a questi ragazzi manca la grinta, manca la volontà, quella che noi avevamo 3-4 mesi fa. Questo signore, io volevo capire, questo signor Mangia, che tipi di allenamento fa, visto gli infortuni di De Luca, visto gli infortuni di Galano, visto ieri gli infortuni di Donati. Qui abbiamo proprio un problema a livello di allenamento, secondo me. Questi ragazzi non sono cattivi come quei ragazzi di 3-4 mesi fa. Questo è il problema, non sono, manca la cattiveria. Enzo, tu mi dici poc'anzi che sei fiducioso, io la sto perdendo questa fiducia, perché adesso quelli che stanno lì sopra se ne stanno andando e prenderli sarà difficile, difficilissimo. Beh, grazie per il campionato. Stanno andando. Grazie. No, il campionato. Perugia quanti punti? 12 punti? Sì, forse di 12, più. Insomma. Ma in ogni caso comunque sono passate davvero pochissime giornate di campionato, la Serie B è davvero, davvero lunghissima, secondo me anche lo stesso Perugia a lungo andare avrà delle difficoltà, perché sì, negli 11 è una buona squadra, però non ha una rosa poi così larga magari come può averle il Bari. Poi ricordiamo che c'è anche il Catania che è sotto, dai, c'è ancora tempo. Ma è presto per tirare le somme. Sì, sì. Io sono il primo a dire che non, così non va, nel senso che così va per un campionato né, come dire, né carne né pesce. Però non è questo il campionato che deve fare il Bari, e dico che quando avremo sistemato un po' le cose magari si potrà. È importante la partita col Modena, perché la partita col Modena, sì, se non la vinci, a mio avviso dai un brutto segnale all'esterno.
La partita col Modena per me diventa una prima svolta della stagione, la devi vincere, perché proprio perché hai fatto un punto in due partite, sì, e proprio sì, perché vero, il nostro, vero, come dice il nostro amico, magari qualcuno comincia ad andare, non prendere già il distacco, cioè devi vincere col Modena, anche perché il Modena è una signora squadra per la Serie B, e quindi di dimostrare contro il Modena e contro un grande allenatore come Novellino, vero, sì, di avere come dire, le carte in regola per recitare da protagonista. Tanto adesso bisogna fare un applauso agli oltre 1000 tifosi biancorossi a Lanciano. Io sentivo soltanto le voci dei tifosi del Bari, ma su questo c'è poco da davvero strepitosi. C'è poco da dire. C'è poco da dire, insomma, la squadra accetti anche qualche critica, il tecnico accetti qualche appunto. Bari è questa, non si può pensare che la Bari sia soltanto, come dire, una mucca da mungere sul piano dell'entusiasmo e non solo, anche dal punto di vista degli abbonamenti. Sì, sì, Bari sì, è questa, vive di passione, vive in stretto contatto con la squadra, e quindi è normale che arrivino le telefonate di quello che dice Pinco e quello che dice ci Pallino, sta, di quello che vuol sapere cosa ha detto Antonelli a Mangia e compagnia bella. Questa è Bari, sì, sì, se fa, non fa, si è capito fa, che questa è Bari, gioco, non può essere no, soltanto, no, come dire, l'isola della pacchia Bari, no, noi diamo anche la pacchia, però siamo anche, ci sta anche esigenti, è così, e siamo addosso alla squadra da tutti i punti di vista, altrimenti non sarebbe no, Bari, no, 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 altrimenti infatti, se uno vuole vivere tranquillo vada a Lanciano, vada a Chiavari, sì, ma Bari è un'altra storia. È così, d'accordo con te, dobbiamo andare in pubblicità tra poco.